Bomber, oggi famo una cosa che non ve leccate solo i baffetti, ve leccate il pelo, ve leccate tutto, perché oggi vi insegno a fare veramente le fettuccine fatte in casa con ragù ignorante. Me devi fare un favore, se vuoi far felice tua nonna, mettete sul divano con lei, fagli vedere sto video e dimmi se è contenta. Ingredienti, odori, rosmarino e alloro, carote, cipolle e sedano, tritato di vitella, tritato di porco come me, un filo d'olio, pelati sfragnati a mano. Ciao nonne! Visto che questo nasce come un piatto povero, io ci metto del mio. Sfumiamo con un Chianti Castellare del 2022. Fettuccine fatte in casa, tirate a mano. Andiamo a fare sto soffritto. Per prima cosa, un filo di olio. Senza esagerare, fate troppi coatti con soglio. Mentre si scalda a fuoco lento, mettiamo dentro alloro e rosmarino. Adesso facciamo uscire tutti gli oli essenziali del rosmarino e dell'alloro. Una volta che hanno cacciato gli aromi, li togliamo. Adesso possiamo aggiungere carote, cipolle e sedano. Ah, la roba ce la dovete mettere, se no non ce la trovate. Ricordatevi che il soffritto, per cacciare tutti gli aromi, va fatto a fiamma bassa, altrimenti si brucia solo. Anche perché dopo deve cuocere per altre 6 ore. Questo è il suono della felicità di nonna. Tu nonna, solo quando ho messo l'olio, rideva e applaudiva. Ma quando parlo di nonne, non parlo di nonne da adesso 50 anni. Io parlo delle vere nonne dell'anni 30-40. Quelle che hanno 85-90 anni. Quelle sono nonne, quelle sono patrimonio dell'umanità. Una volta che il soffritto si è fatto, come prima cosa dobbiamo mettere la carne di maiale, perché è più grassa e caccia un po' più sugna. Ma avete fatto mettere un filo d'olio? Lasciamola rosolare sempre a fiamma bassa. Una volta che la carne sia un po' rosolata, mettiamo il manzo. Somber manzo. Aggiungiamo il sale grosso, perché il sale grosso fa cacciare più acqua alla carne. Alziamo un po' la fiamma e sfumiamo con il vino. È buono. Una volta che il vino è evaporato, caliamo sto pomodoro dentro. Prendete nonna, andatevi a fare una passeggiata, ritornate fra 5-6 ore, alzate il coperchio e sicuramente vedete che il sugo è pronto. Perché non deve bollire meno di 5-6 ore, Passate le 5-6 ore e il sugo deve essere così. E dopo che hai visto sto sugo, c'è sta tutta Italia che sta di... Io smetto di cucinare, esiste solo Tommy al cuoco. Guarda che colore, è un Ferrari testa rossa. Voi dal video non lo potete sentire l'odore. Io sì. Ma tanto c'avete una maestra vicino che ve spiega e che sta a battere le mani.
Adesso andiamo a cuocere la pasta tirata con le mie manine dentro una padella. Poca acqua, pochissima acqua. La dobbiamo soltanto ammorbidire. Ci mettiamo meno acqua perché la fettuccina la cuociamo direttamente col sugo. Mettiamo il sugo dentro. Tiè, che gioia! Mo' le pupille dell'occhi di nonna schizzano di felicità. Tiè, e mo' tu dimmi che non è felice. Solo a questo punto namo con la firma mia dentro. Tommy er cuoco. Andiamo a impiattare la felicità di nonna. Guarda come sei aggrappata. Io firmo sempre col pecorino, anche se qua ci andava il parmigiano. Ma io so Tommy al cuoco. Andiamo a assaggio. Per restare in tema dei nonni, apriamo il cucchiaio e apriamo i denti delle forchette. Ecco che bordì, magna quattro canasse. Musica celestiale. Ho fatto il meglio ragù d'Italia. Lo vedete questo? Questo è un quarto di pagnotta. Per fare le cose fatte bene come nonna comanda, dovete fare questo, se no non vale. Sento l'applausi di nonna fino qua. Ci ho fatto l'amore con sta pasta, perché questo meritava. Sono numero uno. Alla prossima ricetta, bomber!